C'è un filo sottile che unisce la giornata internazionale delle donne l'8 marzo alla nostra nazione, all'Italia, perché l'8 marzo è una commemorazione che raccoglie il ricordo di vari eventi che si sono svolti negli anni, più di un secolo fa, in varie parti del mondo. E se ne ricorda uno in particolare, che è l'incendio che avvenne il 25 marzo 1911 a New York, precisamente a Manhattan, in una fabbrica che produceva camicette bianche. Quel terribile giorno persero la vita 129 operaie. Ed è questo uno degli eventi, appunto, ricordati l'8 marzo. C'è da sfatare un falso storico che purtroppo ancora oggi, facendo ricerca magari su Google in rete, troverete voi il ricordo di una fabbrica che si chiamava Cotton e in cui morirono delle operaie. Ormai gli storici e gli studiosi hanno accertato che quella è una notizia falsa, che in realtà la fabbrica Cotton non è mai esistita. Mentre invece è esistita la fabbrica che si chiamava Triangle Shirtwaist Company e che, come dicevo prima, si trovava a New York e dove scoppiò appunto questo incendio. Tra le 129 operaie, come vi dicevo, molte erano italiane. Precisamente ne sono state identificate 38. Tutto questo materiale riguardante le operaie perite si trova depositato alla Cornell University di New York, dove appunto sono conservati i loro certificati di morte, che sono state un po' la fonte primaria e attendibile della mia ricerca. Da dove provenivano queste donne? Queste donne provenivano soprattutto dall'Italia meridionale, erano siciliane, erano campane, erano lucane ed erano pugliesi. Erano delle ragazze più che altro, la maggior parte erano veramente giovanissime, avevano 16, 18, 20 anni, che erano partite dalle terre dell'Italia del Sud, terre molto, molto avare. Povere, anche se ricche di sole, come le definisco io, però con tanta povertà. E avevano deciso di intraprendere questo lungo viaggio per approdare dall'altra parte dell'oceano a New York e quindi per cercare di alleviare le sofferenze della fame, le sofferenze della miseria e soprattutto per avere una dignità, lavorativa. E anche perché no? Avere una sorta di emancipazione femminile per quei tempi, perché il fatto di poter guadagnare, di poter essere di aiuto economicamente alla famiglia o di poter essere autonome era sicuramente un'emancipazione. Dobbiamo ovviamente contestualizzare il tutto e pensare che addirittura in quegli anni, ancora in America, come in tante altre parti del mondo, le donne non avevano neanche il diritto di voto. Queste donne andarono incontro purtroppo ad un tragico destino, quindi il loro sogno, il loro coraggio, perché ci voleva coraggio per affrontare un viaggio periglioso. Che purtroppo mi viene da pensare assomiglia tantissimo ai viaggi, i cosiddetti viaggi della speranza, anche allora si chiamavano viaggi della speranza, su carrette del mare, perché anche allora si chiamavano quelle navi vecchie carrette del mare. Questo denotava appunto il grande coraggio che avevano. I loro sogni purtroppo sono andati in frantumi e quelle fiamme bruciarono insieme ai loro corpi, insieme alla loro vita, bruciarono anche le aspirazioni legittime che loro avevano. Ero Vincenza Bellotto. Venivo da Sciacca, città di acqua, di mare e acque termali, di fronte all'isola Ferdinandea. A 16 anni ero già operaia capo e avevo tante speranze.
ma durante l'incendio rimase intrappolata all'interno dell'edificio. Non potendo uscire, sono morta bruciata viva. Mi identificò mio zio dal tacco di una scarpa. Lo aveva fatto riparare giorni prima dal calzolaio, però gli hanno rimborsato le spese funerarie. Quel 25 marzo del 1911 a New York era un sabato e le operaie stavano per uscire da questa fabbrica. Era una giornata molto bella, ci riportano le cronache del tempo, perché di questo caso ovviamente si occuparono i giornali di allora, tra cui il New York Times. E ad un certo punto, alle 16:30 del pomeriggio, all'ottavo piano della fabbrica, perché la fabbrica era dall'ottavo al nono al decimo piano dell'Ash Building, che era un grattacielo, all'ottavo piano, come dicevo, scoppiò un incendio. Fu appurato che sicuramente l'incendio non aveva delle origini dolose, ma era stato dovuto al fatto che i tagliatori di stoffe, che erano uomini ed erano comunque pochi rispetto alla manovalanza femminile, i tagliatori di stoffe fumavano, allora era permesso fumare nei locali, e uno di loro distrattamente gettò un sigaro acceso dentro un cestino. Ovviamente capirete che in quell'ambiente pieno di carta velina, pieno di stoffe, pieno di balle di tessuti, con dei lumi a petrolio, la scintilla provocò immediatamente l'innalzarsi delle fiamme. All'ottavo piano, quelle che se ne accorsero riuscirono ad andar via. Chiamarono il decimo piano e quindi anche quelle del decimo piano, quasi tutte tranne due, si salvarono, mentre invece purtroppo tutte le operaie che lavoravano al nono piano si accorsero dell'incendio soltanto nel momento in cui le fiamme arrivarono. Quindi non ebbero via di scampo. Le uniche vie di scampo che cos'erano? Erano quelle finestre, erano delle finestre molto alte, che si trovavano in fondo a questi stanzoni dove loro cucivano le camicette, e quindi istintivamente iniziarono ad avvicinarsi a queste aperture perché non riuscivano a respirare. Ma nel momento in cui le fiamme iniziarono a lambire le gonne delle operaie, loro salirono sui davanzali e capirono che l'unico modo per sfuggire alle fiamme era purtroppo quello di gettarsi dalle finestre, confidando nel fatto che sotto, perché nel frattempo erano arrivati i pompieri, c'erano delle persone che tentarono anche di mettere dei teloni, che però assolutamente non riuscirono a reggere il peso, nella speranza di salvarsi. Invece purtroppo così non fu, e la maggior parte di loro finì la loro vita tragicamente sul marciapiede dell'Ash Building. In questo contesto dobbiamo ricordare anche la figura dei due ascensoristi dell'Ash Building. Avevano tutte e due origini italiane: Gaspare Mortillaro era siciliano e Giuseppe Zito invece era campano. Molto coraggiosamente riuscirono, in una sorta di ascensore, che poi ascensore non era, ma in realtà era un montacarichi, riuscirono a fare alcuni viaggi, tipando le operaie lì dentro e portandole in salvo fuori dall'edificio. Ma naturalmente tante di loro non ce la fecero, anche perché molte, come ad esempio Clotilde Terranova, che si trovava al decimo piano, e di cui poi è riportata la testimonianza da parte di una collega di lavoro, Clotilde Terranova fu proprio presa dal panico, iniziò a correre da una parte all'altra della stanza e poi, disperata, salì sul davanzale della finestra, si fece il segno della croce e si buttò giù. Io ero Clotilde, venivo da un paese di mare. Dicono che ero molto carina, che
che avevo i capelli chiari, quei modi gentili. Dicono anche che ero intraprendente perché ho affrontato quel lungo viaggio, ho resistito tra valigie di cartone, sacchi di ogni forma e tanta, tanta miseria, insieme al mio fratellino Ignazio. Avevo raggiunto in America mia sorella Rosa ed ero felice. Dopo 3 settimane soltanto mi sarei sposata. Lavoravo al 10° piano quando scoppiò l'inferno. Io tra fumo e fiamme mi feci prendere dal panico. Mi videro correre disperata da una finestra all'altra, piangendo, gridando, strappandomi i capelli e poi un balzo sul davanzale, il segno della croce, e giù nel vuoto. Mi identificò mia sorella Rosa, che soffrì per tutta la sua vita di disturbi nervosi, ma ebbe una figlia e la chiamò come me, Clotilde, la sua amatissima sorella. Quindi voi immaginate la tragedia soprattutto delle persone che in un normale sabato pomeriggio con il bel tempo erano usciti fuori e invece furono costrette ad assistere a questo strazio. All'inizio, dalle testimonianze riportate, quando iniziarono a vedere che usciva dei passanti, che vedevano dei fili di fumo che uscivano dalle finestre, pensarono subito ad un incendio, poi videro cadere delle cose e credettero che si trattasse di magari di balle preziose di tessuto che si stava cercando di mettere in salvo. Quelli più vicini, ahimè, con orrore invece si accorsero che quelle non erano balle preziose di tessuto, ma purtroppo erano i corpi delle operaie che finivano la loro vita in quel tragico modo. Una responsabilità molto grande nella tragedia l'hanno avuta i proprietari della fabbrica, perché le porte di questa fabbrica erano chiuse, cioè c'era soltanto per l'entrata e l'uscita delle operaie, c'era soltanto un accesso. Questo per evitare una cosa molto umiliante, perché ad ogni fine turno, ogni giorno, le operaie venivano perquisite per evitare che potessero portare a casa delle piccole forbici, dei pezzettini di ricamo, dei pezzettini di stoffa. E questa è una cosa che mi ha provocato e penso provocherà anche a voi tanta indignazione, perché in effetti delle persone, in questo caso i proprietari, che non si preoccupavano minimamente di rubare la dignità delle lavoratrici, si preoccupavano poi di piccole, di futili cose che erano poi, tra l'altro, non avvenivano dei furti. Uno degli altri motivi per cui tutte le porte erano chiuse era quello di evitare che le operaie potessero perdere tempo, perché avevano soltanto mezz'ora di pausa al giorno, nella giornata lavorativa, e quindi le porte rimanevano chiuse per evitare che potessero uscire e perdere tempo e non ottemperare all'obbligo lavorativo di quella fabbrica, che era la produzione di ben 1000 camicette al giorno. La camicetta ha un ruolo fondamentale in questo periodo, perché era un capo d'abbigliamento che iniziavano ad indossare le donne che per la prima volta andavano a lavorare. Quindi c'erano delle impiegate, c'erano anche delle altre operaie, c'erano delle commercianti, ed era un capo molto in voga. Quindi si richiedeva una produzione molto sostenuta. I proprietari, pur di avere questa produzione e pur di non avere concorrenti, assolutamente non si preoccupavano delle condizioni di lavoro delle donne, delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, e anche, dobbiamo dire, tranne quelle più specializzate, non avevano sicuramente una retribuzione adeguata. Questo si evince dalle dichiarazioni poi delle operaie superstiti. Ero Lilla Baio. Partì dalla Sicilia, l'isola piena di luce e di fame. Il mio vero nome era Calogera. Venivo da Castro Filippo. Emigrai in America insieme a mia sorella Giuseppa. Morì bruciata viva nell'incendio della Triangle. Ma mia sorella, terrorizzata e traumatizzata,
Non ebbe neanche il coraggio di recarsi all'obitorio per la mia identificazione. I miei resti finirono insieme a quelli comuni. Giuseppa scrisse una lunga lettera ai nostri genitori per informarli della mia morte, ma mentì sui fatti. Scrisse che io morì a causa della malaria. Forse quella pietosa bugia avrà potuto rendere il dolore più sopportabile? Ma quando la solitudine si è fatta troppo pesante, mia sorella tornò in Sicilia e, riabbracciando i nostri familiari, non seppe più celare quel segreto che le pesava addosso come un macigno. Sentendo la verità sulla mia orribile fine, nostra madre impazzì dal dolore e da allora vaga, prima viva e poi morta, per le strade del paese. Tutti, a Castro Filippo, conoscono la nostra storia. La parte più straziante di questa storia è quella del riconoscimento delle vittime, riconoscimento molto difficile da parte dei parenti. Nel momento in cui per tutta New York si sparse la notizia di quello che era avvenuto, i familiari iniziarono ad accorrere verso l'Aish Building, ma nessuno, le forze dell'ordine assolutamente non le facevano avvicinare. Queste povere operaie furono portate in un grande magazzino vicino al porto e lì pian piano i familiari iniziarono ad entrare e per molte famiglie il riconoscimento fu fatto grazie magari ad un anello bruciacchiato, al tacco di una scarpa, al lembo di un vestito. Quindi una storia veramente, veramente straziante. Io dico sempre che quell'incendio non provocò soltanto le vittime, le donne, le operaie, le 129 operaie più gli altri uomini, perché in totale furono 146 altri operai, ma provocò migliaia di vittime, perché i familiari di queste ragazze restarono scioccati e dopo circa 30 anni dallo scoppio dell'incendio e dalla tragedia, un ricercatore universitario, si chiamava Leo Stein, contattò sia le superstiti sia i familiari e si rese conto dalle testimonianze come tanti familiari erano impazziti. Alcune madri morirono per il dolore della perdita delle proprie figlie, alcune addirittura furono così sfortunate come le nostre connazionali, perché tra le donne morte ci furono tante coppie di sorelle e quindi c'erano delle madri che avevano perso tutte e due le figlie. Ci furono delle famiglie che restarono completamente a metà, restarono soltanto gli uomini, come il caso della famiglia Maltese, provenivano da Marsala, quindi in provincia di Trapani, e nell'incendio perirono sia la madre che le due figlie. Addirittura Rosaria, la figlia più piccola, è la vittima più giovane, perché aveva appena 14 anni. Quindi si ritrovarono anche delle famiglie completamente distrutte. Caterina, Lucia e Rosaria. Eravamo in tre, mamma Caterina e noi due figlie, di 20 e 14 anni. Lavoravamo alla Triangle e guadagnavamo insieme $36 alla settimana. Papà e Vito, nostro fratello, insieme ne guadagnavano 15. Eravamo più brave noi. Eravamo all'ottavo piano quando scoppiò l'incendio. Tutte le porte d'uscita erano chiuse. I padroni ci tenevano chiuse dentro. Per sicurezza, dicevano. Dicevano che non è un problema se bruciano gli operai. In fondo sono solo un sacco di bestiame. A me e a Lucia ci hanno trovato all'alba del giorno dopo, ancora abbracciate in uno stanzino dove ci eravamo rifugiate sperando di scappare alla morte. Di mamma non si è mai trovato niente. Il fuoco ha divorato tutto il suo corpo. I suoi resti sono stati sicuramente sepolti tra i non identificati. Tutto è stato cancellato, tutto coperto
da una maledetta cenere. Ci fu un processo che fu quasi una vergogna, perché voi capite benissimo che i proprietari, che erano molto ricchi, anche se erano degli emigrati perché provenivano dalla Russia, anche loro si erano spostati in cerca di fortuna e l'avevano fatta ed erano arrivati a New York, e avevano molti soldi e tentarono di corrompere molti testimoni. Con degli operai non ci riuscirono, perché gli operai superstiti ebbero veramente una enorme dignità e non accettarono. Però ci furono delle false testimonianze. In più, pensate che riuscirono ovviamente ad avere loro i migliori avvocati di New York. Quindi la beffa del destino fu che i proprietari furono assolti, perché nessuno riuscì concretamente nella fase processuale a dimostrare che le porte erano chiuse, in quanto l'altra tesi era quella che invece le operaie, prese dal panico, non riuscirono ad aprire. Quindi, non potendo dimostrare effettivamente che le porte erano chiuse, i proprietari furono assolti e furono, diciamo, condannati ad un risarcimento irrisorio per ogni vittima, mentre invece incassarono più del triplo del risarcimento dato alle famiglie delle vittime tramite un'assicurazione che avevano stipulato. Quindi vittime, questa è una storia che parla di vittime, vittime dello sfruttamento, vittime dell'ingordigia umana, vittime di una corsa sfrenata al successo. E purtroppo ancora ci sono tante vittime di queste cose, perché sono passati tristemente 100 anni, ma noi ancora abbiamo le stesse vittime per queste cause. Magari geograficamente i confini si sono spostati, diciamo che nei paesi occidentali non succedono più con questa frequenza gli incendi nelle fabbriche, perché ci sono delle norme di sicurezza da rispettare, ma pensate ad esempio nel sud-est asiatico, quante fabbriche che producono appunto manifattura tessile, e dove la maggior parte delle impiegate, delle operaie sono donne, quanti incendi ci sono stati anche negli ultimi 4-5 anni. Quindi il problema sussiste ancora nel nostro pianeta, si è solo spostato geograficamente. Poi nella nostra nazione comunque sussiste ancora come un problema di mancanza di osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché sappiamo benissimo in Italia che sono centinaia e centinaia ogni anno le vittime dovute appunto ad infortuni sul lavoro. Per la stessa cosa sono vittime della loro migrazione. Ecco, noi italiani adesso magari l'emigrazione c'è ancora, è un'emigrazione diversa sicuramente, ma pensiamo a quante donne emigrate, che anche loro prendono e partono con i barconi dopo aver subito indicibili torture e violenze, e approdano nelle nostre coste in cerca di fortuna, ma non tutte ce la fanno, e purtroppo il nostro Mediterraneo è diventato una tomba. Quindi anche qua il fenomeno migratorio ha spostato soltanto i contesti territoriali geografici, poi la drammaticità è rimasta uguale. Chiamo all'anagrafe Marianna Santa, di cognome L'Abate, e vengo da Polignano a Mare. Sono partita per l'America da Napoli con papà, mamma, mia sorella Angela e mio fratello Emanuele, ed ero l'unica fonte di reddito per la mia famiglia. Sono morta a 16 anni, lanciandomi dal nono piano. Ho esitato quando ero sul davanzale. Sulla mia tomba c'è una statua che raffigura un angelo. Io ho conosciuto questa storia della fabbrica Triangle
Quasi per caso, cioè conoscevo come tutti e tutte, penso, la storia dell'incendio, la storia delle porte chiuse di questo operaio. Però intorno al 2010, se non ricordo male, proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con un gruppo di associazioni femminili qui a Licata, che è il paese dove abito, si decise di leggere l'elenco di tutte queste donne vittime dell'incendio sul palco del teatro comunale. Leggendo i nomi, ovviamente si capiva che tanti erano i cognomi italiani, anche se storpiati. E allora nel 2010 si conosceva la storia e anche il luogo di provenienza di sei di loro, mentre di tutte le altre 32 non si sapeva né il nome esatto né la provenienza, perché purtroppo nel certificato di morte depositato alla Cornell University, alla voce provenienza c'era un generico Italy. Quindi fare una ricerca in tal senso era come un po' cercare un ago nel pagliaio. Però, ripeto, io sono stata un po' avvantaggiata dall'essere siciliana, in quanto ho riconosciuto anche in quei cognomi storpiati, ho riconosciuto dei cognomi della mia terra. La prima ricerca su queste vittime è stata la ricerca fatta sulla vittima che si sapeva già che era partita da Licata, Clotilde Terranova. È stata una ricerca fatta in comune con altre donne, soprattutto con Cettina Callea. Io mi ricordo che andavamo ogni giorno, appena finivamo di lavorare, andavamo all'ufficio dei servizi demografici e iniziavamo a spulciare i registri dell'anagrafe del 1880, del 1890 per vedere di trovare registrata la sua nascita. L'abbiamo trovata, ma siamo andati anche a ritroso e abbiamo potuto ricostruire proprio l'albero genealogico, arrivando addirittura fino ai bisnonni di Clotilde Terranova. Ci siamo subito sentite in dovere di apporre una lapide sul prospetto della biblioteca comunale dedicata che ricordasse Clotilde e che ricordasse anche tutte le altre vittime. Poi ho sentito dentro la necessità di capire anche chi erano le altre, perché quando nelle tragedie si ricordano soltanto i numeri, penso che sia veramente ingiusto. Dietro, lo dico sempre, dietro i numeri, delle vittime ci sono delle vite, ci sono dei sogni, ci sono delle famiglie, degli amori, delle speranze. Quindi mi sembrava giusto cercare di capire almeno da dove erano partite. E quindi ho iniziato questa ricerca fatta innanzitutto sui registri di Ellis Island, scorrendo migliaia e migliaia di nominativi. Premetto che è stata una ricerca che è durata 3 anni ed è una ricerca che continua tuttora, non è finita. C'è stato il successo alla fine dell'anno scorso di trovare un'altra siciliana, di trovare il certificato di nascita e quindi sapere adesso la provenienza. Era nell'elenco come Jenny Stellino, ma in realtà era Giovanna Stellino, nata ad Alcamo e partita da Alcamo alla volta di New York. Quindi, dicevo, ho iniziato ad esaminare queste liste di sbarco di Ellis Island per poi andare ad incrociare i dati con gli uffici dei servizi demografici, perché nelle liste di sbarco di Ellis Island c'era la provenienza, quindi da dove loro erano partite, non il porto, che per la maggior parte, ad esempio, le siciliane erano partite dal porto di Palermo, ma proprio la città di provenienza. Non sempre era facile, perché anche lì molte parti del registro sono illeggibili. Pensate, insomma, si tratta veramente di molto più di un secolo fa. Quindi la grafia non era sempre chiara, una grafia molto minuta da interpretare, ma c'era anche il problema che il luogo di provenienza spesso era anche scritto male. Nel caso, ad esempio, di un piccolo borgo molto bello in Sicilia, che è Sperlinga, era trascritto su quei registri come Scerlinga. Io sono stata avvantaggiata dal fatto di essere appunto siciliana e di poter intuire che Scerlinga in realtà poteva essere Sperlinga, per cui mi sono recata a Sperlinga e ho iniziato a fare le mie ricerche su tutti questi registri. La mia ricerca doveva finire lì,
Poi invece ho provato una sorta di rammarico e ho detto, dico, ma le altre, anche se non sono siciliane, però perché non dare anche loro un volto, un nome, un'origine? E quindi ho iniziato con dei contattare, sempre, sono ritornata sulle liste di sbarco di Ellis Island, vedere grosso modo le persone con quel cognome da dove provenivano. E alla fine è stata data l'identità, il nome giusto e il paese di origine anche a cinque di queste donne che provenivano dalla Puglia, alle due sorelle che provenivano da Armento, un piccolo borgo in Lucania, e all'unica campana che proveniva da Striano. Poi, come sempre succede, ho detto, vabbè, per le altre non posso far nulla perché ovviamente provenivano dalla Germania, provenivano dai paesi dell'est, dalla Russia, non potevo sicuramente andare a fare delle ricerche lì. Però utilizzando sia il libro di Leon Stein, sia le interviste, sia tutto quello che c'era in rete, ho potuto dare un minimo, pur non potendo ovviamente dare l'origine esatta della loro provenienza, però ho potuto dare anche a loro un minimo di ricordo. E la cosa più bella comunque è stata quella che quando finalmente, dopo questi anni di ricerca, io ho iniziato nel 2010, nel 2014, se non erro nell'aprile del 2014, finalmente il libro Camicette Bianche è stato dato alla stampa. Contemporaneamente alla pubblicazione è partita una campagna da parte mia. Era ovvio, come autrice, ma anche da parte dell'editore Navarra e da parte dell'Associazione Toponomastica Femminile, questa campagna in cui chiedevamo ai sindaci dei paesi di provenienza delle vittime di intitolare una strada, di apporre una targa commemorativa, di fare qualcosa per ricordarle individualmente. E lì è stato bellissimo e si è verificata una cosa che secondo me è importante e che fa capire come la sensibilità delle persone nel momento in cui viene stimolata dimostra l'efficacia. Perché l'intitolazione di una strada, di un luogo, ha un iter burocratico così farraginoso e così lungo che veramente molte volte è demotivante. Mentre in questo caso, dopo un anno, la prima intitolazione noi l'abbiamo avuta nel 2015. La prima di queste intitolazioni è stata fatta proprio a Casa Massima, che era il paese di origine di due delle sorelle, Antonia e Annavita, di due sorelle, Antonia e Annavita Pasqualicchio. Nonostante il comune fosse commissariato, c'è stato il movimento, un movimento di tutti i cittadini, che nel momento in cui io li ho contattati, loro hanno fatto le ricerche, abbiamo trovato Casa Massima come luogo di nascita, si sono prodigati in mille modi per far sì che avvenisse l'intitolazione, dico dopo appena un anno, e di lì a ruota sono avvenute tutte le intitolazioni. L'ultima è stata a marzo del 2019 a Bitonto per altre due sorelle vittime, le sorelle Saracino, che hanno avuto intitolato un giardino nella loro città. Ero Teresa Saracino, detta Tessi. Venivo da Bitonto e con mia sorella Serafina, che si faceva chiamare Sara, lavoravamo all'Ash Building. Facevamo le operatrici di macchina, quindi cambiavamo spesso piano. Che fatica salire e scendere con tutte quelle balle di stoffa ammassate nelle scale. Non si poteva passare. Ma il caposquadra diceva che andava bene così. Quando scoppiò l'incendio, caspita, quasi ci eravamo salvate, ma poi non ce l'abbiamo fatta. La scala antincendio non era a posto. Siamo morte per le gravi ustioni e per asfissia, hanno detto. Ai nostri genitori hanno dato doppio risarcimento, doppi soldi per doppio dolore. Siamo sepolte insieme al Calvary Cemetery. Le intitolazioni sono state chieste da tutti e da tutte,
Hanno lavorato per queste intitolazioni sindaci, assessore, associazioni femminili del luogo, scuole, semplici cittadini e cittadine. Quindi c'è stato questo movimento. Io ricordo una delle cose, una delle esperienze più belle che mi ha fatto proprio piangere, è stato quando c'è stata l'intitolazione a Marineo, che è un comune in provincia di Palermo, ad una delle vittime che proveniva da là, era Vincenza Benanti, ed era molto giovane, aveva appena 16 anni. E hanno fatto un servizio, io sono stata intervistata da una televisione locale, poi quando ho visto il giornalista lo ha chiuso in questo modo: bentornata a casa Vincenzina. Ecco, lì ho capito come ogni collettività, ogni comune, ogni persona che ha lavorato a questo ha voluto rendere omaggio, ha voluto dare una sorta di risarcimento postumo a queste donne che erano dovute andare via per vivere una vita migliore, erano dovute andare via dai loro comuni e non avevano più potuto fare il ritorno. E la soddisfazione più grande, lo dico sempre, è quella che adesso loro sono ritornate per sempre sulle pietre da cui erano partite. È un'altra cosa molto bella. È che tanti comuni hanno accolto l'invito dell'Associazione Toponomastica Femminile e hanno fatto delle intitolazioni o delle targhe commemorative pur non avendo vittime che erano partite da quel territorio. Io ero Vincenzina Benanti. Venivo da Marineo, il paese dove c'è la rocca, la tomba di Polifemo. Avevo 18 anni, facevo l'operaia alla Triangle ed ero fidanzata con Frank Nicolosi, il fratello di Josephine che lavora con me. Lei, fortunata, si è salvata. Lo sapete, curavo anche mia madre che aveva il cancro e mantenevo mio fratello disoccupato. Cosa vi devo dire? Mi sono lanciata nel vuoto per la paura del fuoco che mi bruciava i vestiti. Avevo già visto due miei compagni abbracciarsi e precipitare giù insieme. Avevo visto un'operaia e un'operaia baciarsi prima di gettarsi. E allora mi sono fatta coraggio e mi sono gettata anch'io. Dopo di me, per il dolore, è morta anche mia madre e ci hanno seppellito insieme. Questa ricerca continua, e il fatto poi delle intitolazioni ha portato a degli eventi molto particolari. Voglio raccontarne soltanto due brevemente. Dopo la seconda edizione del libro, sono stata contattata da Antonio Ardito, che era il nipote di una delle vittime. Che è ancora in vita, vive a Gallipoli e che poi mi ha raccontato in dettaglio la storia della nonna, mandandomi pure la fotografia del suo matrimonio. Ed è stato bellissimo perché lui non conosceva la vicenda anche delle altre e mi rintracciò dicendomi: per un 8 marzo stavo per aiutare la mia nipotina a fare una ricerca quando mi sono imbattuta in camicette bianche e ho addirittura saputo dell'intitolazione fatta a mia nonna. E quindi mi è sembrato giusto poi nella terza edizione del libro raccontare questa storia, perché l'ho potuta raccontare in maniera diversa con tutti i dettagli che ovviamente mi aveva fornito il signor Ardito. Un'altra storia molto commovente riguarda Caterina Uzzo. Caterina Uzzo ad oggi è l'unica vittima palermitana. Era emigrata, era andata con la madre, i fratellini e le sorelline a raggiungere il padre che era emigrato prima in America, trovò lavoro nella fabbrica della Triangle e purtroppo poi perse la vita. Il sindaco Leo Luca Orlando è stato molto sensibile nel momento in cui abbiamo chiesto come associazione toponomastica femminile
abbiamo chiesto l'intitolazione di qualcosa, di una strada, un qualcosa a Caterina Uzzo, e è avvenuta l'intitolazione di un vialetto della Villa Rosa Ballistreri, che adesso si chiama proprio vialetto Caterina Uzzo. Dopo un paio di mesi abbiamo ricevuto una lettera di una pronipote di Caterina Uzzo, che addirittura ci disse che era in sua mano l'anello che era appartenuta alla zia. Anche lei era stata chiamata Caterina, e ho sempre detto che ho avuto un po' la sensazione come di essere stata aiutata nella mia ricerca. Era come se in effetti queste donne volessero ritornare nuovamente ad essere ricordate, e secondo me ridare la dignità a queste lavoratrici è qualcosa che non ho sentito soltanto io, ma è qualcosa che hanno sentito in tanti e in tante, forse è meglio dire in tantissimi e tantissime, perché la storia è stata divulgata, il libro è stato adottato in tantissime scuole dal nord al sud Italia, dalle elementari alle università, e ognuno quindi ha contribuito a diffonderla. Quindi c'è un grazie profondo, veramente, che viene dal profondo del mio cuore, un grazie a tutte quelle persone che divulgano, che ancora oggi raccontano la vita di queste ragazze, di queste donne. Io spero che questo piccolo pezzettino di storia nazionale, perché questo è un piccolo pezzettino di storia nazionale, non sia più obliato. E poi ritengo anche che conoscere questa storia oggi, soprattutto per le nuove generazioni, è molto importante, perché questa è una storia che parla di emancipazione femminile, parla di emigrazione e parla di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E questi sono tre temi che ancora oggi noi affrontiamo e che dobbiamo affrontare, e con tutti i problemi connessi a queste tematiche che dobbiamo ancora risolvere. Io ero Provvidenza Bucalo, nipote del barone Orlando. Non me ne sono andata per la fame. Me ne sono andata con una figlia di 10 anni e una ancora lattante. Ho sfidato pregiudizi. Sono stata, come si dice, temeraria, fiera, determinata, perché volevo una vita migliore, più moderna, emancipata. E infatti lavoravo. E quel giorno avevo anche finito il mio lavoro. Solo che aspettavo che la mia comaruccia, Vincenza Pinello, finisse il suo. E nel frattempo sovrintendevo a quello delle più giovani e inesperte. Volevo essere sicura che tutto fosse ben fatto, ultimato e confezionato. L'affetto per la mia figlioccia e il mio zelo professionale mi hanno fatto morire bruciata. Ci hanno trovate, a me e a Vincenza, morte abbracciate, sotto una macchina da cucire. Le donne che perirono in quell'incendio, ovviamente, l'abbiamo già detto, erano delle emigrate, e io le definisco ultime fra gli ultimi, perché approdate in America erano comunque in una condizione di inferiorità in quanto emigrate, ma erano in un'ulteriore condizione di inferiorità in quanto donne, perché purtroppo erano sottopagate anche rispetto agli emigrati uomini. Immagino anche la difficoltà nell'adattarsi ad una nuova terra, ad adattarsi ai nuovi orari, al nuovo lavoro, ma anche ad una nuova lingua. Caterina Uzzo, ad esempio, era l'unica che un po' sapeva scrivere,
quindi magari tante di loro non avevano neanche un grado di istruzione, però sono riuscite a superare questi ostacoli. E di certo, appunto, erano le ultime nella società americana, anche se una cosa che io ho voluto appositamente mettere in evidenza nel libro è quella della solidarietà femminile. Ero Giuseppina Cammarata. Anch'io indossavo nella mia foto una camicetta bianca, simbolo dell'emancipazione femminile. Anch'io ero uscita dalle mura domestiche per andare a lavorare ed essere economicamente indipendente. Ma anche di me resta solo una foto, a testimonianza di una vita divorata dal fuoco. Questo incendio, in effetti, non è stato, e le vittime che purtroppo ci sono state, non è stato vano, perché dopo questa tragedia tantissime donne si sono coalizzate in una sorta di sorellanza per far sì che non accadessero più simili tragedie. Ed anche c'è stato un fenomeno che è poco conosciuto, che è ignorato totalmente dai libri di storia, un fenomeno di solidarietà tra le donne delle classi borghesi, quindi della borghesia americana, e le operaie, soprattutto le operaie emigranti che provenivano da altri paesi. Le borghesi di allora riuscirono a fondare un fondo di solidarietà per permettere alle lavoratrici, alle operaie, di poter scioperare per chiedere i propri diritti. E siccome sapevano che nel momento in cui queste donne scioperavano per ottenere condizioni migliori lavorative, non venivano pagate, loro sopperivano con questo fondo di solidarietà. Le donne borghesi, che furono chiamate e passarono alla storia come la Brigata del Visone, e non disdegnarono di andare in corteo insieme alle operaie nel momento in cui le operaie chiedevano delle condizioni di lavoro più umane, e lo facevano perché sapevano che nel momento in cui loro erano insieme alle operaie, le forze dell'ordine assolutamente non si permettevano di prenderle a manganellate, quindi loro facevano da scudo. Quando qualcuna di queste donne che protestavano, che scioperavano, veniva arrestata, erano le donne della borghesia che si preoccupavano di pagare le spese processuali. Ecco, io penso che questo sia uno degli esempi più belli nella storia di solidarietà femminile, perché donne che avevano tanto, non tutto, perché i diritti, la strada dei diritti al femminile era ancora molto lunga, però avevano tanto, stavano bene economicamente, si accorsero proprio delle condizioni di miseria in cui in America vivevano le operaie emigrate. Decisero di migliorare quelle condizioni e di far sì che venissero rispettate nei luoghi di lavoro. Io ritengo che questo sia importante, la conoscenza di questo fenomeno è importante. E studiare ad esempio la figura di Frances Perkins, che poi fu ai vertici e molto vicina da, mi pare, a ben due presidenti degli Stati Uniti d'America, è importante perché fa capire come l'impegno di queste donne è servito a migliorare la condizione lavorativa di donne e anche di bambini, perché non dobbiamo dimenticare che in quel periodo ancora non c'erano delle leggi che tutelavano il lavoro minorile. E Frances Perkins diventò così importante e riuscì a modificare tantissime leggi nel momento in cui, quel famoso pomeriggio del 25 marzo del 1911, lei si trovava a passeggiare sotto il grattacielo, l'Ash Building, in cui avvenne la tragedia. Lei riporta in una intervista
fatta tantissimi anni dopo, perché lei poi andava nelle università a raccontare questa storia, riporta nell'intervista una frase che mi ha colpito tanto. Lei dice: io nel momento in cui vedevo cadere le operaie non potevo far niente, mi misi le mani al collo perché non potevo neanche respirare, però giurai a me stessa una cosa, che la mia vita sarebbe stata interamente dedicata a far sì che non avvenissero più simili tragedie, e lei ha tenuto fede a quel giuramento. Marzo 2021. Cosa è cambiato per le donne? Allora, qua dobbiamo sicuramente fare una distinzione, perché non possiamo generalizzare. Quando si parla di diritti delle donne, noi dobbiamo necessariamente suddividere il nostro pianeta, perché noi abbiamo una parte della Terra in cui effettivamente, rispetto ad un secolo fa o rispetto a secoli fa o anche a decenni fa, l'emancipazione femminile ha compiuto dei grandi passi. Però purtroppo ci sono tanti angoli del nostro pianeta, della nostra Terra, in cui questo non è assolutamente avvenuto. E penso a quei territori dove ancora giuridicamente la testimonianza di una donna vale la metà di un uomo, il risarcimento assicurativo per la morte di una donna vale metà di quello dato all'uomo, e poi la tristezza e la pratica terrificante delle donne che devono subire l'infibulazione, delle donne lapidate, delle donne a cui viene gettato l'acido per corrodere i loro corpi, le schiave bambine, le spose bambine. Cioè ci sono dei territori dove veramente alle donne è negato qualsiasi diritto fondamentale, ed è un orrore a cui noi comunque non possiamo assolutamente restare indifferenti. Non possiamo fare tanto, ma quel poco, quando ci sono degli appelli da firmare, quando si può fare qualcosa, facciamolo. Io lo dico sempre, e soprattutto cerchiamo di conoscere queste realtà terribili che tuttora nel nostro paese esistono. Poi, per quanto riguarda la parte occidentale, riguarda l'Europa, riguarda i paesi più economicamente e culturalmente, perché non è soltanto una questione economica, se pensiamo che soltanto nel 2019 le donne degli Emirati Arabi hanno ottenuto di poter guidare, quindi non è soltanto la ricchezza di un paese, ma è soprattutto la cultura di un paese. E in queste parti del mondo, dove noi abbiamo avuto la fortuna di nascere, perché altro non è stato che una fortuna, sicuramente c'è stato un percorso nell'emancipazione femminile. Purtroppo è un percorso di un'emancipazione femminile formale. Sono state emanate delle leggi che garantiscono la parità, ma appunto poi il problema è nel momento in cui queste leggi devono essere applicate, e qui si potrebbero fare veramente tantissimi esempi, partendo dall'occupazione femminile, purtroppo agli stereotipi sessisti di cui ancora è intrisa la nostra società, la mancata rappresentatività nella democrazia, la violenza contro le donne, la mancanza della conoscenza della storia delle donne. È ancora un percorso lungo, molto lungo da fare, quindi 8 marzo 2021 ancora siamo qui a camminare su queste strade, su strade che sono sicuramente irte di difficoltà, e non sono delle strade agevoli, non sono delle strade facili da percorrere. La cosa primaria, anzi, da fare è avere contezza, avere consapevolezza del perché noi ancora non siamo riuscite ad avere una parità sostanziale.
È una parità che ci meritiamo, una parità che ci è stata negata. Quindi dobbiamo fare altro che continuare e a camminare. Soprattutto non dobbiamo assolutamente cercare, nel momento in cui si arriva a posizioni apicali, a professioni prestigiose, a ruoli politici, non dobbiamo assolutamente omologarci per sopravvivere ai modelli maschili. Perché questo è uno, purtroppo è uno dei grandi errori che le donne stanno facendo. Noi dobbiamo portare la nostra diversità, dobbiamo portare il nostro valore. E chi ha studiato la storia delle donne sa che noi siamo portatrici anche di valori importanti, siamo portatrici di valori come quello della pace, come quello della solidarietà, e che non lo sappiamo. Il percorso ancora è lungo, ma è importante soprattutto una cosa: cercare di tramandare, anzi non cercare, dobbiamo assolutamente tramandare alle nuove generazioni, sia ragazzi che ragazze, dobbiamo tramandare la storia vera è quella che hanno costruito nei contesti piccoli o nei grandi contesti nazionali o sovranazionali, che hanno costruito uomini e donne, perché così è stato. Dobbiamo assolutamente eliminare la violenza della cancellazione delle donne dalla storia e dobbiamo avere l'orgoglio di essere riconosciute e di porgere sempre la mano, e quindi di essere solidale alle altre donne che con fatica stanno tentando di raggiungere traguardi ed obiettivi. Nel momento, penso, in cui noi riusciremo a fare questo, potremmo sicuramente avere un mondo migliore, che non è un mondo migliore soltanto per le donne, è un mondo migliore per gli uomini e per le donne. Quindi non utilizziamo, dicevo l'altro giorno, le pietre per innalzare dei muri, ma utilizziamo le pietre delle nostre lotte, perché sono tuttora delle lotte quelle delle donne, utilizziamole per costruire ponti di pace, ponti di solidarietà, ponti dove possiamo camminare con tutti i valori universali, senza più fare distinzioni e soprattutto con il grande orgoglio e la grande dignità di essere donne.